l'idea era di disegnare un divano molto morbido, quasi nuvoloso, con una specie di nube sospesa, quasi con una visione poco da designer, un'imbottitura che si muovesse nell'aria, nuvola. Poi il progetto prende una strada sempre più nebbiosa, siamo sempre meno sicuri della nube, ma siamo sempre più sicuri di questa specie di struttura che galleggia nel vuoto ed è morbida. E abbiamo cominciato a chiamarlo Shigera, che è il dialetto milanese per indicare la nebbia. Poi il progetto ha preso forma, è rimasta l'idea della nube morbida, sospesa nel vuoto, e poi abbiamo aggiunto degli elementi, abbiamo aggiunto a questa nube la possibilità di modificarla, quindi si alza, si abbassa, diventa più comoda, e il nome è rimasto Shigera. Ogni progetto, ogni prodotto in realtà nasce con l'idea di essere se stesso e nello stesso tempo modulabile all'interno di uno spazio. Quest'anno quello che gli succede intorno è una rappresentazione delle architetture di Le Corbusier, una specie di omaggio a Le Corbusier come architetto, non solo come designer. E secondo me non era male l'idea di in qualche maniera di far dialogare questi mondi, far dialogare un'architettura e una personalità assolutamente suprema e dei pezzi di design che più o meno possono convivere, possiamo dire così. Sono tagliabili al centimetro, sono modulabili, sono costruibili, grandissimi, piccolissimi, ancora più piccoli, ancora più grandi.